Condividiamo il video che l'armatore napoletano Vincenzo Onorato ha postato sulla sua pagina Facebook. Un video che svela il retroscena di un'orribile vicenda, di quello che è stato un disegno preordinato, una precisa strategia per tentare di far fallire le sue aziende. Una vendetta personale. Dalle parole di Antonello Di Meo, gestore di un fondo speculativo, la sua istanza di fallimento contro Mobi è stata respinta, emerge chiaramente chi aveva a cuore di vedere Onorato privo della sua società. Cari amici, sono passati più di 2 anni, sono le parole di Vincenzo Onorato, da quando Antonello Di Meo, gestore di un fondo speculativo di cui ho già parlato, ha presentato presso il Tribunale di Milano un'istanza di fallimento contro Mobi. Respinta. Di Antonello Di Meo si sa molto poco, anche una ricerca online risulterà poco significativa. Si sa, per sua espressa dichiarazione, che vive tra Dubai e Miami, ma non aveva mai voluto rivelare chi ha finanziato l'acquisto del debito, bond, di Mobi, che lui ha dichiarato di controllare. Antonello Di Meo è certamente l'esecutore dell'attacco, ma ascoltiamo dalla sua viva voce i primi retroscena di questa orribile vicenda, da lui raccontati nel corso di alcune recentissime conversazioni con persone qualificatesi come interessate ad investire, attraverso lui, nel bond di Mobi. Quindi, quanto è veramente politica questa cosa? Il governo e nello specifico il Ministero dello Sviluppo Economico vorrebbe vedere un cambio di governance di questo elemento strategico in Italia. Questo è stato dichiarato in pubblico o è? Conoscete i politici? Voglio dire, non possono dire in pubblico non vogliamo che questo tizio gestisca questa cosa. Ma come ti ho spiegato l'ultima volta, il Ministero dello Sviluppo Economico è di proprietà della Lega Nord. E la Lega del Nord è stata finanziata dal principale concorrente di Mobi. E abbiamo, come gruppo, abbiamo qualche vantaggio qui? Arrivando come gruppo di obbligazionisti, abbiamo qualche influenza sul Ministero? L'influenza sta nel fatto che quando hai il controllo della situazione, il tuo voto può determinare la liquidazione fallimentare o la continuità, questa è l'influenza. Ma più che l'influenza è un regalo quello che porti sul tavolo del Ministero. Cioè, io ti metto nelle condizioni di rendere operativa la più grande risorsa di traghetti in Italia con una normale governance. Senza alcun supporto, io direi al Ministero. Ditemi chi dovrebbe gestire questa attività. Io ci ho appena messo l'assetto con cui guadagno i soldi e lascio la governance a chiunque indicherete per gestire questo business. Ecco, così questa prospettiva è pericolosa. Ora tu, come Stato, non puoi dire pubblicamente non ci piace quell'imprenditore. Non possono dire faccio un accordo con un certo creditore. Non è questo il ruolo dello Stato. Ma come ben sai, perché operi in quella dimensione, lo Stato, dietro le quinte, decide e agisce. Quindi la mia strategia è, una volta che avrò i voti, è continuare a mettere a punto la possibilità di un piano di ristrutturazione. Con un passaggio di proprietà di Mobi, perché questo significherà che lo Stato sarà molto disponibile nei confronti di quel piano e dirà alla Tirrenia di votarlo a favore. La Tirrenia è il maggior creditore della controllata CIN. E tu hai parlato più volte del Ministero dell'Economia e della Lega Nord che contro Mobi. Diresti che... Non Mobi, l'armatore, contro... Diciamo che non hanno simpatia nei confronti del proprietario di Mobi. Sì, ok, va bene. Quindi non hanno simpatia. Pensi, questo è quel che mi è stato chiesto. Pensi che riceveranno sussidi, che siano pagati, corrotti, non so, da qualche altro gruppo esterno? Ad esempio la concorrenza? Dove andremmo? Oh, sicuramente.
Nella nostra conversazione hai citato più volte la Lega del Nord. Grimaldi, in qualche modo, è legato alla Lega del Nord. Sì, so che sponsorizzano finanziariamente la Lega del Nord. Loro sono uno degli sponsor finanziari della Lega del Nord. Ecco perché Grimaldi odia Onorato. Ed è per questo che vuol far sì che questa azienda sia gestita da un altro proprietario. Sanno che non possono rilevare l'azienda a causa delle norme sulla concorrenza. Ma lui personalmente odia Onorato, quindi il suo obiettivo nella vita è far rilevare Moby da un altro proprietario. Sono sicuro che preferirebbero un armatore amichevole, che possa realizzare un mercato migliore a prezzi migliori, per fare più soldi. È questo a cui mira Grimaldi. Grimaldi, guardate, Grimaldi è un'azienda internazionale. L'Italia è una parte minoritaria dei loro affari. In un mondo normale, loro non dovrebbero perdere tempo con l'Italia. È solo che lui ha un rancore personale con Onorato, che è finito pubblicamente sulla stampa. Si dicono cose l'un l'altro attraverso i giornali, tipo, non lo so. E quindi il suo obiettivo, che è una vendetta personale, è vedere Onorato privo della sua società. Beh, cioè, voglio dire, obbligazionisti, banche, altri creditori. È molto semplice. Non ne ho bisogno se controllo il voto. Il lato politico è più insidioso perché loro possono cambiare le cose. Quindi è l'unico, e ho parlato con il mio intermediario, che parla con il ministero e parla con gli amministratori di Tirrenia. E il loro unico obiettivo è un cambio di capitale, di cambio di proprietà di questa società, per mettere sulla poltrona un titolare di capitale affidabile. È di questo che gli importa. Quindi, se riesco a creare la situazione per raggiungere questi obiettivi per loro daranno il sostegno. E in secondo luogo a Grimaldi, nella misura in cui è disposto ad affrontare i concorrenti. Quindi, ripeto, dobbiamo stare attenti perché c'è e considerazioni. Quindi è, ripeto, un punto molto delicato che se fate la mossa sbagliata lo useranno contro di voi e in questo caso contro di me. Quindi devo stare molto attento perché non posso far vedere pubblicamente che sto pensando di fare squadra con un concorrente della società in cui sto investendo solo per buttare fuori l'attuale azionista di Moby. In passato l'avvocato di Grimaldi mi ha contattato.